Lucio era nato a San Biagio, un ragazzo di San Biagio che, come succedeva un po' per tutti i ragazzi, diciamo, delle frazioni, se a loro piaceva il calcio la venivano a fare ad Argenti. Fece vedere delle doti diverse da, diciamo, dai giocatori normali, per cui già molto giovane approdò alle giovani della SPAL per poi andare a fare una carriera fuori anche al territorio ferrarese, per poi tornare negli anni 76, 81, 82 e quindi l'abbiamo avuto ad Argenti sia da giovane sia alla fine della sua carriera. D'Argenta, circondario di Argenta, è il personaggio più rappresentativo come argentano degli ultimi 50 anni del calcio argentano. Una persona splendida anche fuori dal campo, era soprattutto un leader, una persona di grosso carisma.